Eccoci, come vedete quest'oggi, con un nuovo video e con il mazzo dei tarocchi delle mille e una notte. Questo mazzo così bello, esotico, affascinante, che iconograficamente ci permette di rivivere, rivisitare le storie, la quotidianità, le avventure di personaggi arrivati a noi grazie appunto a questi racconti, cioè delle mille e una notte, ossia Scheherazade, Aladino, Simba, Alibaba e tanti altri personaggi che ormai fanno parte del nostro immaginario fiabesco, grazie proprio ai racconti che appunto fece ad una Europa che si affacciava all'illuminismo, quindi un'Europa più curiosa, il navigatore, l'esploratore francese Antoine Galland, che appunto ci riportò in maniera direi piuttosto dettagliata proprio delle novelle, delle storie, narrazioni, alcune di origine indoiraniana, altre di origine ebraico-egiziana, altre ancora proprio che riportano alla Baghdad dell'VIII secolo d.C. e che dunque ci permettono di poter rivivere quelli che sono gli usi e i costumi proprio di quest'area così meravigliosa della nostra terra, del nostro mondo. Quindi ci permettono di entrare a contatto con tutto ciò che è parte della cultura appunto orientale. Voi sapete che io come sempre vi lascio poi il link in descrizione per quanto appunto riguarda un mio video precedente in cui appunto davo un rapido excursus e anche ovviamente una relativa spiegazione di questo meraviglioso mazzo che ci permette dunque di entrare a contatto con un oriente misterioso fatto di magia, di questi appunto personaggi, alcuni più conosciuti, altri popolareschi, che però ovviamente, vi ripeto, ci permettono anche di interpretare, anche attraverso dei dettagli particolari, una stesa in maniera effettivamente molto importante e compiuta, grazie appunto ai racconti della bellissima Scheherazade, proprio perché sapete che appunto le mille e una notte hanno come cornice, diciamo, narrativa, appunto, i racconti della bella Scheherazade che riuscì con appunto questo stratagemma a salvarsi la vita rispetto a quelle che erano le intenzioni del marito, il sultano appunto Shahriar, che poi ovviamente se ne innamorò. Quindi non soltanto ebbe salva la vita, ma anche il proprio cuore. Allora, che cosa andremo a chiedere quest'oggi a questo appunto meraviglioso mazzo? Vivo un periodo di noia e insoddisfazione da un punto di vista sentimentale, emotivo. Quindi questa stesa è valida per chiunque di voi sia single e per chiunque di voi sia in coppia. Vogliamo cercare di capire quali sono i pro e i contro della situazione. Cerchiamo di capire anche il consiglio degli arcani per cercare appunto di ottenere il massimo da questa situazione. E infine due carte che appunto sono assolutamente inerenti al futuro. Quindi la prima carta, che è la carta del giudice, che rappresenta appunto i fatti inaspettati, tutto ciò che in qualche modo il karma vi porrà dinanzi, a prescindere ovviamente dalle vostre azioni e dalla vostra volontà. E infine l'ultima carta, che è la sentenza, ossia ciò che obiettivamente accadrà. Di conseguenza, ovviamente, come potete appunto aver capito, è il metodo a 5 carte per eccellenza, ossia appunto il metodo della croce semplice. Ovviamente però utilizzerò il metodo della croce semplice, metodo classico, quindi non il metodo prevalentemente temporale, proprio perché a mio avviso in una stesa di questo genere è fondamentale cercare di capire e focalizzarsi
ovviamente sul presente, per cercare appunto di capire quali sono eventualmente questi elementi che portano noia ed insoddisfazione. Dunque, appunto, io inizio a mescolare gli arcani, cerchiamo appunto di capire per tutte coloro che appunto si sintonizzeranno su questo video, cerchiamo appunto di capire, grazie al principio di sincronicità, quali sono i pro e i contro della situazione da un punto di vista sentimentale, passionale, emotivo. Cerchiamo di capire che cosa vi riserva il futuro e ovviamente il consiglio degli arcani. Vediamo un po' con questo esotico, magico e misterioso mazzo delle mille e una notte. Allora. Allora, io allontano momentaneamente il mazzo proprio per permettere ovviamente a tutte le carte di essere più evidenti possibili. Allora, iniziamo appunto dalla prima posizione, ossia appunto il presente della situazione da un punto di vista positivo, quindi i pro della situazione, ciò che è a favore della vostra emotività e dei vostri sentimenti, ciò su cui potete contare ed eventualmente appunto potete far leva. In questo caso abbiamo appunto il 9 di spade. Allora, il 9 di spade, nonostante possa appunto rappresentare una carta piuttosto impegnativa, severa e dura, in realtà è appunto una carta di grado 9 che ci parla appunto dell'avvicinarsi alla chiusura di un ciclo. Ci parla, vedete, di preoccupazioni notturne, quindi qualcosa che voi celate agli altri, alle persone che vi stanno accanto, ma probabilmente anche a voi stesse. C'è qualcosa che obiettivamente vi preoccupa, c'è qualcosa che non vi torna. Vedete, questa giovane donna viene in qualche modo rapita, ovviamente nel sonno, è allontanata appunto da quello che è evidentemente il suo giaciglio notturno e dal suo compagno. Quindi obiettivamente c'è qualcosa del rapporto con il vostro compagno, se ne avete uno, oppure una persona che state frequentando, che obiettivamente non rappresenta per voi, da un punto di vista sentimentale, un senso di sicurezza. Bensì, qui non si sta parlando soltanto di noia, ma di diffidenza. È come se in qualche modo voi sentiste di non potervi fidare al 100% e di questa persona e di questa storia. Oppure, per esempio, nel caso in cui voi non siate impegnate, ci sono state delle storie con persone che appunto avete conosciuto sui social o nella vita quotidiana, che vi hanno deluso proprio perché sentite in qualche modo di non potervi fidare. Quindi c'è diffidenza da parte vostra, ci sono dubbi, ci sono sospetti. È come se in realtà la presenza di questa o queste persone non vi faccia appunto sentire al sicuro. Il 9 di spade però ci può anche parlare di scrupoli, di sensi di colpa, poiché evidentemente potreste aver vissuto una storia con una persona, per esempio, impegnata, o voi, da persone impegnate, potreste aver vissuto una storia, appunto, clandestina con un'altra persona. Quindi è come se in qualche modo questa storia vi abbia un po', diciamo, turbato per quanto riguarda il vostro senso morale ed etico.
Quindi vi sentite in un momento di instabilità e di sfiducia. Ovviamente però, qual è l'aspetto positivo del 9 di spade in accezione positiva? Che obiettivamente tutto questo vi porta a riflettere, cioè vi sta portando a ripensare, a rivedere in una sorta di rewind la vostra vita, la vostra esistenza. Questo di conseguenza vi impedisce di prendere decisioni affrettate o scelte sbagliate, perché in questo momento state cercando di assumervi le responsabilità di ciò che è accaduto, di riflettere, di agire con prudenza e con forza morale. Quindi è come se in qualche modo in questo momento voi vi sentiste paradossalmente più pronte alla lotta per voi stesse, per il vostro cuore, per il vostro amore, per i vostri ideali. È come se in questo momento, magari proprio ricco di difficoltà e appunto di sacrifici o comunque di insoddisfazioni, voi foste ancora più capaci e in grado di dimostrare a voi stesse e agli altri tutte le vostre qualità. Quindi è come se in questo momento voi foste proprio stanche, vedete, di situazioni ambigue, malsane, senza scrupoli, vissute in maniera, vi ripeto, con poca etica, con poca morale, come se in questo momento voi abbiate deciso di, per esempio, rinviare un viaggio, di rinviare una presa di posizione, una scelta, una decisione, dei progetti, perché in questo momento non lo ritenete opportuno. Anzi, in questo momento, molto probabilmente, come tipico del 9 di spade, ritenete molto più opportuno troncare per esempio delle conoscenze o delle relazioni che dal vostro punto di vista non vi possono portare a nulla di buono, anzi possono portarvi semplicemente a qualcosa di molto compromettente che voi non avete più nessuna intenzione appunto di vivere. Di conseguenza, vi ripeto, nel caso in cui voi foste in qualche modo legate ad una persona impegnata, siete stanche di questa situazione. Nel caso in cui voi foste le persone impegnate, state frequentando nascosto un'altra persona, siete stanche di vivere questa situazione in questo modo. O comunque siete stanche di tutte le persone che avete magari conosciuto sino ad ora e che obiettivamente vi hanno dato semplicemente dei rapporti di poco conto. Quindi vi ripeto, tutte situazioni di scarsa moralità, dove comunque in qualche modo voi non vi siete sentite appagate, ma bensì caricate appunto di scrupoli, di sensi di colpa. O comunque, vi ripeto, qui c'è molta diffidenza, diffidenza nei confronti del prossimo, diffidenza nei confronti per esempio di un vostro compagno, di una persona che state frequentando. Quindi il 9 di spade ci parla di una sorta di desiderio di ritiro, ma un desiderio che in qualche modo vi porta a riflettere, quindi a vedere con maggior chiarezza quelli che sono gli elementi positivi e gli elementi negativi della situazione. Le spade, ragazzi, rappresentano sempre un mentale che ovviamente raggiunge i massimi apici, quindi in qualche modo in questo momento, vi ripeto, state sicuramente dimostrando molto raziocinio e comunque una grande volontà di farcela, cioè di uscire da una o più situazioni assolutamente non adatte e non idonee a voi. Quindi in realtà, anche se appunto state vivendo un momento particolarmente difficile e ricco anche appunto di preoccupazioni, in questo caso però vi stanno permettendo e vi permetteranno anche ovviamente in futuro di riflettere bene sulla vostra situazione. D'accordo? E di prendere le decisioni giuste nel momento giusto, senza affrettare i tempi. Proprio perché, vi ripeto, è una carta di grado 9, cioè chiaramente tutte le decisioni che voi andrete a prendere saranno definitive, perché comporteranno un 10 di spade, quindi la chiusura definitiva di un ciclo per aprirne uno completamente nuovo. D'accordo? Vediamo a questo punto i contro della situazione, quindi gli ostacoli alla vostra presa di posizione. In questo caso abbiamo la carta del mondo, il chiudere effettivamente questo ciclo. Cioè, dal vostro
punto di vista, siete ormai con il 9 di spade arrivate ad un desiderio finale, al momento appunto di tirare le somme di quello che è stato fino ad ora il vostro rapporto oppure comunque le vostre conoscenze sentimentali. Ma obiettivamente siete ancora al 9 di spade, non siete al 10 di spade, d'accordo? Quindi non è ancora completato il percorso. Cioè ci sono obiettivamente ancora dei pezzi del puzzle che non si riescono ad incastrare. Cioè, vedete, la carta del mondo parla di completezza, quindi una situazione globale, totale di appagamento. Ecco, voi non siete ancora arrivate a questo momento definitivo. Cioè, vorreste cambiare partner, ma appunto, magari ci sono delle difficoltà evidenti nel caso in cui, per esempio, voi siate sposate o comunque, per esempio, già mamme. E quindi chiaramente pensate al futuro anche dei vostri figli, non soltanto al vostro. Oppure siete comunque molto legate a questa persona che avete al vostro fianco. Oppure, comunque, avete delle difficoltà economico-finanziarie che vi impediscono di prendere una saggia e definitiva decisione. Oppure non avete l'altra metà, semplicemente. Quindi, anche nel caso in cui voi foste completamente single e libere, non avete appunto ancora trovato la persona che vi possa permettere finalmente questo giro di boa. Nel caso in cui voi stiate frequentando una persona impegnata, vi rendete conto che obiettivamente questa persona non è pronta. Non è pronta a ruolo, cioè a diventare l'altra persona, la persona ufficiale per voi, la persona del vostro cuore. Cioè vi siete rese conto che obiettivamente l'altra persona non vuole rischiare e che evidentemente è ad un livello di, diciamo, maturità e presa di posizione inferiore rispetto ovviamente al vostro. Quindi la carta del mondo ci parla proprio di insoddisfazione, di smarrimento a volte, sì, anche di noia, dovute però più che altro, vi ripeto, a incomprensioni con le persone che avete al vostro fianco e che state frequentando. Divergenze caratteriali, divergenze di opinioni, progettualità differenti, momenti anche di incomunicabilità. Quindi, in qualche modo, è come se a volte voi non vi sentiste proprio capite da queste persone. Oppure, vi ripeto, ostacoli posti da varie preoccupazioni per il partner, per eventuali figli, per la gestione futura della propria economia, anche da un punto di vista professionale, per esempio, nel caso in cui siate soci, per esempio, di una stessa ditta, temete dei fallimenti professionali, delle ostilità in ambito professionale e quindi questo chiaramente vi impedisce in qualche modo di sentirvi completamente serene e libere. Quindi temete delle cattive sorprese anche da parte del karma. Quindi il mondo in accezione negativa ci parla proprio di un dover per forza rinviare una sorta di progettualità, proprio perché ci sono delle piccole delusioni, delle piccole noie, dei piccoli contrattempi. C'è un clima di ostilità che vi impedisce in qualche modo di progredire. Vi ripeto, o in ambito familiare, o nel lavoro, o anche tra le vostre amicizie. Cioè, vi sentite un po' in qualche modo prive di aiuti, dei giusti aiuti. E a volte vi rendete conto che i vostri sacrifici sono superiori rispetto a quello che state sino ad ora ottenendo. Ecco perché a volte vi sentite vulnerabili. Ecco perché a volte avete quasi un atteggiamento sgomento nei confronti della realtà. Vi sentite a volte fragili, con delle paure legittime, 9 di spade. Proprio perché obiettivamente qui c'è un clima di ostilità, da parte delle persone che evidentemente in qualche modo vi possono mettere i bastoni tra le ruote. Quindi sicuramente può esserci più di una persona che in questo caso possa ostacolare il vostro cammino, non danneggiarvi. Mi è venuto un personaggio di spade.
ma in qualche modo rallentare quelli che sono i vostri desideri, i vostri sogni. Vediamo a questo punto, carta centrale molto importante, il consiglio che vi viene dato a questo punto dagli arcani. E qui abbiamo il Re di Pentacoli. Allora, dovete affidarvi a questa persona, quindi a questa energia maschile, che come vedete è sicuramente un uomo benestante, è un uomo maturo, è un uomo saggio, è un uomo che, vedete, poggia bene i propri piedi a terra, quindi è una persona molto concreta, è una persona sicura di sé, è una persona molto forte, è una persona decisa, è un Re di Pentacoli. Quindi è un uomo che obiettivamente sa il fatto suo, che si è fatto da solo, è una persona intelligente, una persona laboriosa, è sicuramente una persona di età ovviamente matura, perché parliamo di un re, quindi una persona che appunto può a livello anagrafico avere un'età compresa tra i 40-45 anni in su, quindi una persona sicuramente adulta. Parliamo di un Re di Pentacoli, quindi una persona che potrebbe essere impegnata, perché generalmente il Re di Pentacoli e il Re di Coppe rappresentano appunto persone già impegnate, sposata, fidanzata e addirittura con figli. Nel caso in cui voi abbiate una storia o una relazione con una persona impegnata, questo Re di Denari potrebbe essere proprio quest'uomo. Nel caso però in cui chiaramente molte delle caratteristiche di cui vi ho parlato poco fa e di cui appunto vi parlerò spiegandovi meglio appunto questa carta, combacino, d'accordo? Oppure potrebbe essere appunto un amico, potrebbe essere un collega, potrebbe anche essere un familiare, potrebbe essere uno zio, un fratello o appunto un padre. Nel caso in cui però voi siate ovviamente particolarmente giovani. Quindi è chiaro che è un uomo maturo, è un uomo influente, è un uomo comunque, vi ripeto, benestante, quindi a cui evidentemente il denaro non manca, ma perché chiaramente se l'è sempre ben guadagnato, quindi non è una persona disonesta, ma è una persona che ha saputo investire oculatamente nel proprio denaro. Quindi può essere un banchiere, un agente di borsa, può essere un commerciante, un negoziante, un industriale, proprietario per esempio di una ditta, di una grande industria, oppure parlando di denari, qualcuno che appunto ha a che fare proprio con il denaro, quindi può essere, come vi dicevo appunto, un banchiere, un finanziatore, comunque qualcuno che può aiutare anche voi da un punto di vista proprio pratico e materiale. Comunque è una persona generosa, è una persona leale, è una persona calma, tranquilla, vi ripeto, posata, sicura di sé e che merita tutto ciò che ha. Quindi non ha ottenuto niente di tutto ciò che ha truffando, bensì lavorando sodo, proprio perché parliamo di un Re di Pentacoli. Quindi vi ripeto, è una persona onesta, che sa accettare le regole del gioco e che, vedete, potrebbe proprio aiutarvi. Potrebbe aiutarvi soprattutto denari da un punto di vista economico, cioè per esempio potrebbe farvi sentire con le spalle coperte, potrebbe aiutarvi nella vendita di un immobile, potrebbe in qualche modo aiutarvi in imprese più feconde. È una persona che comunque gode anche di un'ampia intelligenza, quindi potrebbe essere un matematico, un fisico, un insegnante, cioè è una persona che con i numeri ci sa fare molto bene. Ma vi ripeto, non è una persona avida, anzi è una persona che tende ad essere molto comprensiva e ad aiutare chi ne ha bisogno. Però vi ripeto, generalmente è una persona impegnata. È una persona che, vi ripeto, può agire magari in maniera lenta, come tipica dei personaggi di denari, ma lo fa in maniera concreta però. Quindi per esempio magari non agisce in maniera rapida come un cavaliere di bastoni, ma quando vi aiuta lo fa sul serio, quindi non fa avanti e indietro, è una persona determinata, abile, forte, coraggiosa, che sa gestire se stesso e anche gli altri. Quindi è una persona che vi aiuterà
e che ha tutte le intenzioni di aiutarvi. Ovviamente è una persona che è legata a voi, vi ripeto, da amicizia, da stima, ma anche per esempio d'amore. Potrebbe essere per esempio un genitore, un papà, nel caso appunto in cui voi siate particolarmente giovani, perché in questo caso non è proprio la figura del papa, però nel caso in cui comunque siate appunto particolarmente giovani potrebbe essere anche la figura del vostro papà, oppure, vi ripeto, può essere comunque uno zio, un fratello o una persona che è innamorata di voi, pur essendo ovviamente impegnata. Potrebbe essere per esempio una persona che vi corteggia, pur essendo impegnata, ma che comunque non riesce a smettere di pensare a voi. Per quanto riguarda le indicazioni astrologiche in riferimento appunto al re di denari, come tutti i personaggi di denari, si rifà ai segni di terra, quindi Toro, Vergine, Capricorno. Allora, potrebbe avere il segno zodiacale, quindi il Sole, in uno di questi tre segni. Quindi potrebbe essere del segno del Toro, Capricorno o Vergine. Oppure potrebbe averne l'ascendente in uno di questi tre segni. Oppure, nel caso in cui voi possiate in qualche modo osservare appunto il tema natale di questa persona, conoscendone perfettamente, ragazzi, data, ora e minuti di nascita e ovviamente anche luogo, è chiaro che possiate quindi cercare di consultare le effemeridi, potreste notare una forte presenza nel tema natale di questa persona dei segni appunto di terra nei vari pianeti. Ovviamente, ragazzi, si dà maggiore attenzione ai pianeti che strutturano la personalità, cioè Venere e Luna, che rappresentano appunto l'amore, l'emotività e l'interiorità sentimentale, ma anche per esempio Mercurio e Marte, che rappresentano la comunicazione e ovviamente la forza fisica, la passione e l'erotismo. D'accordo? Quindi potrebbe essere per esempio una persona che ha diversi pianeti in Vergine, piuttosto che la Luna in Capricorno e Marte per esempio in Toro. D'accordo? Quindi una persona fortemente concreta, è una persona che quando decide di essere in un determinato posto e al fianco di una persona lo fa, porta a termine il proprio compito, è una sorta di per sempre. I segni di terra sono sicuramente dei segni molto stabili, che tendono a sacrificarsi anche molto per gli altri, quindi sanno essere molto generosi, esattamente come ovviamente sanno anche togliere tutto ciò che danno, questo ovviamente, però sanno essere presenti. D'accordo? Allora, a questo punto arriviamo alle due posizioni inerenti appunto al futuro. Quindi qui abbiamo la carta del giudice, qui la carta della sentenza. Carta del giudice rappresenta appunto l'inaspettato, l'inatteso, le sorprese da parte appunto del destino nell'immediato futuro. E qui abbiamo il Fante di Spade. Allora, il Fante di Spade, vedete, è una energia maschile che rispetto agli altri fanti appunto non si muove particolarmente, bensì tende, guardate, a spiare. Ossia, questo Fante di Spade è una persona particolarmente giovane, evidentemente attratta da voi, che vi pensa molto, parliamo di spade, ma che preferisce non agire immediatamente, bensì tende molto a temporeggiare, perché appunto preferisce prima sondare il terreno, tastare il terreno, per capire se, come, dove e quando poter agire. Generalmente, ovviamente, i personaggi di spade si attestano a livello anagrafico entro e massimo i 30-35 anni proprio a tirarla. Quindi sono persone molto giovani. Quindi questa è sicuramente una persona molto giovane a cui voi piacete tanto, ma vi ripeto che preferisce in questo momento non esporsi. Fante di spade, cioè vi pensa, vi desidera, vi spia,
ma preferisce non agire. Vedete, in questo caso, questo giovane che cosa sta guardando su questo enorme ramo di quest'albero? Questa coppia che ovviamente sta trascorrendo momenti piacevoli assieme, stanno ridendo insieme, felici. Quindi questa persona è anche gelosa di voi, perché o sa che voi appunto avete un'altra persona, ne è consapevole, o ha il sospetto e il dubbio che voi possiate avere qualcuno al vostro fianco, e questo lo ingelosisce molto. Quindi è una persona che è anche particolarmente attaccata a voi, al pensiero di voi. Non dico morbosamente, ma è comunque una persona che fa fatica a pensare ad altro. Potrebbe spiarvi come? Classicamente sui social, per esempio, nel caso in cui voi abbiate un account Facebook piuttosto che Instagram, può controllarvi, magari con un account falso, perché è tipico dei personaggi di spade, che rappresentano magari in mazzi più moderni, per esempio, la figura dell'hacker, d'accordo? Quindi tendono a spiare con mezzi non del tutto puliti. Quindi attenzione, per esempio, ai profili strani, profili falsi, presenza di persone di dubbia esistenza, perché potrebbe appunto nascondersi proprio questo personaggio, oppure potrebbe essere una persona che magari non vi spia sui social, ma semplicemente prende delle informazioni in riferimento a voi, quindi per esempio chiede ad amici, parenti, oppure per esempio una persona che in qualche modo ha modo di vedervi, per esempio tutti i giorni, quotidianamente, per esempio sul posto di lavoro, e quindi è una persona molto interessata a capire le vostre mosse, le vostre abitudini, e soprattutto, vi ripeto, nel caso in cui voi abbiate qualcun altro, e se c'è qualcun altro al vostro fianco, perché il fante di spade ci parla appunto di una grande attenzione in riferimento appunto ad amici e nemici. Quindi è una persona che deve capire se può muoversi e come può muoversi, proprio perché è una persona molto furba, ma anche molto diffidente, che come tipico di tutti i personaggi di spade non vuole soffrire e di conseguenza vuole proteggere il proprio cuore. Quindi è una persona che teme il grande coinvolgimento, teme l'amore, teme tutto ciò che è la passione profonda, parliamo di spade, quindi la razionalità che spesso castra qualsiasi movimento. Cioè questa persona, piuttosto che magari arrivare da voi e chiedervi direttamente sei libera, sei single, preferisce verificarlo da sé. Questa è una persona che invece di chiedervi, per esempio, ti va di uscire? Prendiamoci un caffè? Preferisce magari guardare ciò che postate sui social. Quindi è una persona in cui il razionale castra molto anche l'erotismo, perché tende molto di più ad osservare piuttosto che ad agire. Prende tempo questa persona, però ovviamente già un atteggiamento del genere è sicuramente comunque un sintomo di qualche interesse, d'accordo? È chiaro che però nel momento in cui questa persona rimanga così, non è interesse. È un'attrazione morbosa nei confronti di una persona che non ha il coraggio di avvicinare, quindi è un'attenzione morbosa e ossessiva. Nel caso in cui però questa persona stia semplicemente cercando di valutare prima di compiere qualche mossa, può essere comunque un comportamento fisiologico, fino però ad un certo punto, perché ovviamente, vi ripeto, se questa persona rimane poi in eterno in questa posizione, ovviamente è uno stalker, cioè non è una persona che si comporta in maniera fisiologica ed equilibrata. Comunque poi lo vedremo nella carta del futuro, d'accordo? Però vi ripeto, questa è comunque una persona che obiettivamente è interessata a voi, a raccogliere informazioni di voi. Per quanto riguarda il segno zodiacale, essendo un personaggio di spade, parliamo di generalmente un segno d'aria. Quindi bilancia, gemelli o acquario. Stesso discorso che vi ho fatto prima per il re di denari. Quindi potrebbe averne
il sole, quindi essere del segno zodiacale dell'acquario, della bilancia, dei gemelli, avere l'ascendente in uno di questi tre segni o un tema natale ricco di questi tre segni nei pianeti principali che strutturano la personalità, quindi Luna, Venere, Mercurio e Marte. Quindi potrebbe avere Luna in gemelli e per esempio Marte in acquario, segno zodiacale, quindi il sole in bilancia. È un esempio, ma per farvi capire, d'accordo? Quindi è una persona in cui il mentale prevale e che ovviamente in qualche modo cercherà di arrivare a voi, anche se, vi ripeto, inizialmente non necessariamente con mezzi puliti, ma spiandovi. Vediamo a questo punto, appunto, la carta della sentenza finale, cioè obiettivamente che cosa accadrà nel vostro prossimo futuro in amore o comunque ovviamente nelle tempistiche identificate da questa carta. Vediamo un po', che meraviglia. Allora, qui abbiamo l'asso di spade. Gli assi rappresentano sempre un inizio. L'asso di spade rappresenta sicuramente un inizio molto importante. Anche se chiaramente non è un asso di coppe o un asso di bastoni, l'asso di spade ha comunque una valenza sentimentale molto importante, proprio perché l'asso di spade ci parla di trionfo, di affermazione e ovviamente di grande potere. Potere, vedete, di realizzare qualsiasi cosa, anche di poter volare. L'asso di spade rappresenta proprio la vittoria del mentale, che riesce finalmente a risolvere tutte quelle questioni, nove di spade, che in qualche modo avevano tenuto banco, avevano albergato nella vostra anima, facendovi sentire appunto insoddisfatte. Ebbene, l'asso di spade rappresenta proprio il superamento di qualsiasi ostacolo. Rappresenta un'intelligenza che diventa creatrice. Rappresenta il dinamismo, l'impeto. Rappresenta quelle decisioni che evidentemente non eravate in grado di prendere. Quindi rappresenta un momento di tensione, una lotta destinata alla vittoria, perché rappresenta la conquista, l'onore, la presa di posizione. Ma una presa di posizione giusta, perché parliamo di spade, quindi non è una conquista ottenuta con la forza, con l'aggressività o truffando. È un successo ottenuto con una forza che è legata, vi ripeto, all'intelligenza, alla vostra lealtà, alla vostra purezza. Quindi l'asso di spade ci parla di una vittoria combattuta, di ostacoli affrontati con forza e coraggio e temerarietà, e rappresenta ovviamente il successo amoroso ed economico. Quindi voi riuscirete ad incanalare tutte le vostre energie verso quello che è il vostro obiettivo e riuscirete a raggiungere tutte quelle mete che vi siete ovviamente prefissi. L'asso di spade rappresenta anche ovviamente, come l'asso di bastoni, simbolo fallico, quindi sicuramente potreste andare a vivere ovviamente una storia carica di molta passionalità, anche di quel pizzico di gelosia che ovviamente vi porterà a sentirvi parte di questa storia, di questo rapporto. Quindi sicuramente vivrete un momento di gioia, l'asso, una gioia senza limiti, perché è il grande inizio che poi può portare a qualsiasi sviluppo. Quindi ci sarà una grande affermazione, ci sarà successo, vincerete in una determinata competizione grazie alla vostra volontà e al vostro coraggio. Mostrando forza di carattere, impeto, grinta, vi ripeto, resistenza agli ostacoli, ai nemici, agli sforzi, ma soprattutto parliamo di spade, chiarezza di idee, quindi voi parlerete chiaro. L'asso di spade ci parla di persone che non hanno più paura di dire ciò che pensano, cioè sarete talmente stanche, arriverete talmente all'orlo che obiettivamente non vi ferma più nessuno e qui la vittoria è assicurata. Quindi ci sarà una passione
molto forte, intensa, anche, vi ripeto, con un pizzico di gelosia, che però vi farà stare bene. Magari sarà anche qualcosa di immediato, un colpo di fulmine, che però voi coglierete al volo. Quindi affronterete tutte le situazioni in maniera forte, anche a volte drastica, proprio perché qui c'è tanta passione amorosa. C'è desiderio anche erotico, desiderio di unione nei confronti appunto di un'altra persona. E quindi sicuramente in questo caso agirete per non perdere questa occasione, perché avete voglia di viverla. Quindi l'asso di spade, in accezione ovviamente positiva, ci parla di nascita, di armonia, di un nuovo inizio. Quindi rappresenta e può rappresentare anche la nascita di un figlio, una gravidanza, un concepimento. Quindi questo rapporto potrebbe diventare molto importante per voi. Ma potrebbe rappresentare anche un reinizio, quindi un chiudere un ciclo, di cui abbiamo parlato con il 9 di spade, per iniziare di nuovo una storia, un rapporto, magari con una persona appunto del passato. Una persona con cui chiarirete però, a chiare lettere, asso di spade, come stanno le cose, quello che volete. Cioè, direte ciò che va bene e ciò che non va bene. Proprio perché non volete più scendere a compromessi. L'asso di spade, vi ripeto, ci parla di coraggio, di forza, di attività che porta al successo. Quindi voi avrete tutti i vostri vantaggi. L'asso di spade ci parla, vi ripeto, anche, non soltanto quindi, del ritorno eventualmente di una persona del passato con la quale ricomincerete una storia, ma ci parla per esempio anche del recupero delle vostre energie psicofisiche. Per esempio, di una buona salute. Ricomincerete a sentirvi meglio, a stare meglio, a prendervi più cura di voi stesse e anche della vostra salute. Per esempio, riuscirete a prendervi cura del vostro corpo, della vostra bellezza, vi ripeto, anche della vostra salute fisica. Andrete a cercare di guarire tutte quelle patologie, per esempio, o appunto fastidi, disturbi che potreste esservi trascinate da tanto tempo. Cioè metterete voi al primo piano. Quindi, vi ripeto, qui c'è sicuramente qualcosa che prenderà corpo e lo farà in maniera molto forte, molto sentita. È un momento cruciale, ragazzi, della vostra esistenza, che potrebbe, vi ripeto, portare addirittura anche ad una nascita, quindi ad un parto. Quindi agirete con chiara e diretta comunicazione. Potreste anche ricevere delle rivelazioni che vi faranno vedere le cose così come stanno. Quindi finalmente prenderete posizione e questo vi porterà al successo. Quindi ci sarà proprio una nuova fase della vostra vita dopo un periodo di ostacoli. Quindi, per esempio, anche un rapporto rinnovato dopo molte discussioni. Ritroverete la complicità con questa persona. Quindi l'asso di spade ci parla proprio di nascita e rinascita, di un rapporto risanato, di nuovi progetti e di nuove iniziative. L'asso, ovviamente, come tutti gli arcani minori, si rifà al proprio arcano maggiore numerologicamente inerente, quindi il primo arcano maggiore, la carta del mago. Quindi l'asso di spade ci riporta proprio alla chiarezza di intenti della carta del mago. Per quanto riguarda le tempistiche, qui abbiamo un asso. Gli assi rappresentano sempre comunque delle azioni, degli eventi veloci nel tempo. Però chiaramente non abbiamo un asso di coppe o un asso di bastoni che rappresentano qualche giorno, qualche settimana. L'asso di spade ci può parlare di al massimo un paio di mesetti. Mesi che però, vi ripeto, saranno momenti cruciali della vostra vita. Perché qui sicuramente arriverà chi vi ridesterà da questo torpore. Perché l'asso di spade, vi ripeto, parla proprio di una forte passione amorosa.
con evidentemente una persona che voi sentirete molto affine a voi, con la quale giocherete a carte scoperte, parlerete chiaro, in maniera diretta, sincera, onesta. Io voglio questo, tu sei disposto a darmelo? Sì o no? Quindi riuscirete anche proprio a prendere quelle decisioni che in qualche modo avete sempre voluto prendere, ma che fino ad ora non avevate appunto mai preso. Per esempio, nel caso in cui siate persone impegnate, di lasciare definitivamente il vostro compagno ufficiale, iniziando però una nuova storia. Perché l'asso di spade ci parla proprio dell'inizio di una nuova storia. Oppure, vi ripeto, il ricominciare una storia con una persona del vostro passato. Però questa volta ovviamente impostando la storia e la frequentazione su basi completamente diverse. Vi ripeto, qui le tempistiche sicuramente non sono così veloci come nel caso in cui appunto avessimo avuto un asso di bastone, un asso di coppe, ma qui ci sarà qualcosa che finalmente vi renderà felici con questo meraviglioso asso di spade. È chiaro che questa persona con cui voi potreste iniziare una storia potrebbe essere proprio questo fante di spade, quindi questa persona che appunto nell'immediato futuro inizierà a voler raccogliere delle informazioni su di voi e quindi decidere ovviamente dopo un po' di lanciarsi finalmente in questa impresa, quindi conquistandovi. Quindi potrebbe essere proprio questo fante di spade. E voi agirete, vi ripeto, probabilmente anche per la prima volta in vita vostra, tenendo conto di quelli che sono i vostri bisogni, le vostre reali necessità. Quindi questa è stata una stesa veramente molto bella, perché sicuramente, vi ripeto, ha anche un risvolto molto positivo e soprattutto direi anche più veloce evidentemente del previsto, proprio perché vi ripeto l'asso di spade, come chiaramente un po' tutte le prime carte, le carte basse appunto, l'asso, il 2, il 3, generalmente rappresentano i primi giorni, la prima decina di un mese. Parlando di spade, vi ripeto, parliamo di qualche mesetto, quindi evidentemente entro i primi 10 giorni, entro la prima decade del prossimo mese o al massimo del successivo, d'accordo? Quindi qui ci sarà già un incontro molto importante ed una persona che già sta iniziando e a breve inizierà appunto a tenervi d'occhio. Allora, io appoggio in questa posizione il mazzo appunto dei tarocchi delle mille e una notte, proprio perché ormai non può più darci fastidio nella lettura, ed ora andrò invece ad utilizzare, quindi ad arricchire questa stesura con due carte, due oracoli appunto degli angeli del cuore di Doreen Virtue. Facciamoci dunque aiutare nella lettura anche da questo meraviglioso mazzo. Quindi iniziamo a mescolare anche gli oracoli del cuore di Doreen Virtue. Cerchiamo dunque di capire questo asso di spade a che tipologia di rapporto appunto vi porterà. Vediamo un po'. Allora, spostiamo anche in questo caso il mazzo per non interferire nella lettura. Allora, in questo caso abbiamo la fiducia. Questa situazione richiede che tu abbia fiducia. E qui abbiamo, che meraviglia, luna di miele. Godi con gioia del tempo trascorso insieme in vacanza. Allora, sicuramente questi due oracoli ci vanno a confermare, in particolar modo appunto la luna di miele, il fatto che sicuramente voi avrete la vostra storia con la persona del cuore.
Quindi incontrerete sicuramente la persona giusta, una persona che, vi ripeto, per voi rappresenterà un grande amore, la luna di miele. Quindi, come vi dicevo appunto con l'asso di spade, potrebbe diventare sicuramente una convivenza, addirittura un rapporto ufficiale stabile, con addirittura anche matrimonio e poi successivamente figli. La luna di miele ci parla proprio di un rapporto che diventerà il vostro nutrimento, cioè voi vivrete questa persona, la vivrete nella vostra quotidianità, la vivrete anche nei momenti di difficoltà della vostra quotidianità, e questo vi permetterà di crescere, accrescere e approfondire il legame con questa persona, sino addirittura arrivare a pensare che questa persona possa essere la vostra anima gemella. È chiaro che la luna di miele ci fa pensare però anche, vedete, ad un momento di vacanza. Quindi potreste vivere questo amore in maniera molto spensierata, anche molto romantica, cercando appunto dei momenti di fuga rispetto a quella che è la vostra quotidianità, per esempio decidendo per una vacanza romantica con questa persona. Potreste per esempio decidere di trascorrere un weekend assieme. Quindi in realtà è una persona che per voi rappresenterà proprio una sorta di rinascita. Viaggi, passione, momenti appunto di spensieratezza. Vi sentirete proprio in una sorta di luna di miele. La carta della fiducia, inoltre, chiede anche di confidare, ovviamente, nel fatto che questo rapporto sicuramente andrà avanti nel migliore dei modi, così come ovviamente deve essere. Cioè, il vostro rapporto prenderà piede, prenderà corpo, approfondendosi man mano. E ovviamente non dovete lasciarvi prendere da delle paure, da delle preoccupazioni, soprattutto in riferimento appunto a questo passato identificato proprio dal 9 di spade, perché questo andrebbe in qualche modo a rallentare lo sviluppo di quella che è la positività della vostra storia. Quindi lasciate andare le vostre preoccupazioni e lasciatevi andare al grande amore, perché vi ripeto che qui arriverà il grande amore e voi ne sarete completamente felici. Questo grande amore rappresenterà per voi gioia, crescita personale. Questo vi porterà sicuramente a darvi quella storia d'amore che voi tanto desiderate, ma soprattutto che voi tanto meritate. Quindi il karma, il cammino sul quale voi vi state trovando è e sta andando verso la direzione giusta. Cercate di avere fiducia, perché questo permetterà di attrarre più velocemente la persona che meritate e che arriverà al vostro fianco. Quindi è un po' il consiglio degli angeli del cuore: se avete fiducia, tutto può essere possibile. D'accordo? Quindi vi ripeto, arriverà la persona giusta al momento giusto e anche molto prima di quanto voi molto probabilmente potreste aspettarvi, proprio perché vi dicevo, con questo asso di spade le tempistiche sono ovviamente piuttosto veloci. D'accordo? Di conseguenza io appunto, come sempre, vi invito ad essere forti, ad agire appunto con coraggio, proprio come voi farete con questo asso di spade. E ovviamente, come sempre, vi abbraccio e ovviamente buona fortuna e soprattutto buon incontro.